si torna a parlare delle urgenze della sanità teatina, in particolare la medicina di emergenza, ma soprattutto la chirurgia oncologica. L'associazione, l'avvocato Gallucci, in prima linea fa un focus su questa situazione. Certamente sì, noi vogliamo tornare ad attenzionare all'indomani di tutte le polemiche che abbiamo seguito quelle che sono le problematiche urgenti e indifferibili della nostra sanità. In particolare due credo che siano le risposte immediate che vanno date. In materia di medicina di emergenza, mi riferisco quindi al pronto soccorso, alla inadeguatezza del nostro pronto soccorso, dove ahimè i cittadini di Chieti sono costretti a passare ore e ore intere prima di avere una diagnosi. E a me risulta dai dati che ho visto che ahimè la nostra ASL da anni subisce un'enorme emorragia in termini di chirurgia oncologica passiva, cioè di malati di tumore che sono costretti a fare centinaia di chilometri per i viaggi della speranza. Questa è una cosa gravissima che non deve succedere più. È la chirurgia oncologica che fa la differenza. Noi possiamo avere tutte le TAC, le PET-TAC, gli acceleratori lineari che vogliamo, ma chi salva la vita a un malato di tumore preso in tempo è il chirurgo, e dunque Chieti deve diventare una chirurgia oncologica d'eccellenza. Un cambio di passo come lo intravedete? Ma io ritengo, e lo dico senza mezzi termini, che ci siano dei nomi da collegare alle emergenze e alle problematiche sanitarie. Il primo, quello del direttore generale Thomas Schell. Thomas Schell è stato in questi anni sfiduciato dal Comitato Ristretto dei Sindaci, è stato sfiduciato di fatto dalle associazioni dei malati oncologici. O il direttore Thomas Schell cambia la sua modalità di gestione o torna in Alto Adige. Il secondo nome che mi sento di fare è quello del ragionier Mauro Febbo, il nostro esponente in Consiglio regionale. Ragionier Mauro Febbo, sistematicamente, ergendosi a paladino difensore, avvocato della ASL, disinnesca e sterilizza le critiche delle associazioni e commette un doppio danno perché non assume iniziative costruttive. Il terzo nome, quello più importante, è quello del neo primario della chirurgia generale indirizzo oncologico, che è il nostro consigliere comunale Liberato Aceto. Liberato Aceto ha una doppia veste, quella di consigliere comunale e di primario oncologico. A lui il compito di dare vita a un tavolo di concertazione che riunisca magnifico rettore, l'assessore Veriche e del suo partito, il nostro sindaco, il direttore generale e le associazioni, per rispondere alle esigenze dei nostri malati.